Ok, siamo arrivati al pomeriggio di questa domenica lunga di attività e siamo in via Monti perché dobbiamo presentare tutte le attività degli artigiani nell'ambito delle mani in arte, giusto? Cominciamo con Pietro, che ormai conosciamo, sarà abbastanza conosciuto, giusto? Con le attività che fai nell'associazione Il Centro Recupero Arti Mestieri. Vedo già dai bambini che sono all'opera. Sì, sì, questo qua sarà un laboratorio per bambini che devono, praticamente è una cosa semplice, devono colorare degli uccellini che poi si portano via. Lo scopo di essere qua è quello di propagandare un po' l'associazione, soprattutto i corsi che noi facciamo, che in qualche maniera sulla tavola sono un po' rappresentati, la ceramica, il feltro, sotto c'è la doratura e queste robe qui, insomma, soprattutto. Infatti c'è tantissimo, poi oltretutto io so che siete voi che curate quell'angolino. Ah sì, questo qua è una cosa che è rilegata alle donne e alle ragazzotte che frequentano il centro. Però è proprio una bella, sì, una bella idea. Sì, è stata una bella idea veramente, sì. Soprattutto mettere due cassette postali. Arriva posta? Arriva posta dai bambini della vicina scuola. Bellissimo. Soprattutto quelli piccoli, vengono fuori delle letterine impressionanti. Davvero? Ma sì, di una dolcezza incredibile. E dall'altra parte poi si risponde. Ah, benissimo. Sì, e con qualcuno c'è uno scambio epistolare che va avanti da anni. Molto probabilmente un giorno faremo una mostra sulle letterine dei bambini. È molto interessante come cosa. Sì. E chi risponde a quelle lettere? Come si firma? I gnomi sono. I gnomi. Gnom e gnam. Gnom e gnam. Sì. Qualche volta sono scriverò loro. Anch'io anche a gnom allora, e gnam. La zia Maranta scrive gnom e gnam. Sicuramente qualche caramella te la mettono dentro. Ma dai, allora subito. Nella letterina stasera, di risposta. Stasera subito. Allora io ti auguro una buona continuazione qua. Il tempo grazie. Sembra proprio che il cielo si sia aperto. Sì, sì. E un buon lavoro ai bimbi che vorranno sì, adesso metteremo fare il laboratorio. Un manifestino per dire che c'è il laboratorio di sì, infatti di acquerello. I bimbi se l'aspettano i bambini. In questa via oggi ormai il ghiaccio è stato laboratorio. Rotto, dopo arriveranno. Benissimo, ok, grazie. Grazie a voi, buona serata. Museo dell'illustrazione, infatti qui di illustrazione ne vedo tantissime, anche vintage, però invece di parlare dell'illustrazione vintage, vediamo l'illustrazione di adesso, visto che stavate prima disegnando, raccontate un po' la vostra attività al museo. Beh, noi siamo dei membri del museo e abbiamo partecipato a molte collettive che abbiamo organizzato e abbiamo deciso anche col nostro capo, Pietro Zanardi. E... beh, siamo partiti da Fiabe come Cappuccetto Rosso e poi dopo abbiamo cominciato a dire noi un po' di idee e vedere insomma se... Voi avete fatto delle scuole specifiche di illustrazione? Io ho fatto la scuola del fumetto a Milano. Ho capito, e tu invece? Sono autodidatta praticamente. Ce l'hai proprio istintivo? Io meno. Sì, diciamo così. Ma all'interno del museo ci sono delle attività specifiche per insegnare a fare a fumetti? In partenza qualche corso? In ottobre faremo partire un corso basilare di fumetto principalmente per ragazzi, scuole medie e superiori, giusto per indirizzarli al concetto di fumetto, proprio una cosa base, mettiamola così. E da che cosa si parte in un corso per fumetto? Dall'idea. Dall'idea, idea che date voi o che verrà data potremmo da chi? Potremmo anche darla noi, nel caso ci fosse un ragazzo o una ragazza che non riuscisse proprio a estrapolare niente dalla sua mente, noi potremmo dare un consiglio, guarda prova a fare questo, prova quest'altro, comunque sempre dall'idea sostanzialmente. E i corsi sono per ragazzi a partire da che età? I ragazzi adulti immagino, a partire da che età?
10-11 anni fino 19-20, proprio il periodo scolastico medie e superiori. Abbiamo mantenuto un gap generazionale ristretto. È la prima volta che fate corsi? Sì, è una specie di esperimento, vediamo. E allora bisogna assolutamente dire in bocca al lupo che vada, bene, che partano questi, sì, che partano questi corsi. Ok, grazie mille, grazie, buon pomeriggio. La bottega dell'Orafo. Sì. Lei è? Io mi chiamo Giuseppe Colombo, siamo presenti ormai dal 1989 a Saronno, prima eravamo in via Cavour, poi ci siamo spostati in via San Cristoforo, siamo lì dal 2006, e diciamo che nasciamo per tradizione familiare, dove abbiamo trasportato quello che era un laboratorio di Milano in via Piatti in Saronno. Partiamo dalla riparazione, quindi dalle cose abbastanza semplici alle esecuzioni più complicate. Costruiamo gioielleria su disegno e chiaramente su richiesta anche più bizzarre. Abbiamo cominciato a deviare un attimino dal metallo nobile come l'oro, chiamando in causa l'ottone, il bronzo, talvolta anche il legno di ulivo, chiaramente con le finiture in oro. Poi vabbè, siamo gemmologi dall'88, mi pare, ci sono collaborazioni strette con il Collegio Italiano Gemmologi, con la Camera di Commercio, con i notai per l'apertura di cassetta. Una curiosità, questo tavolo è un tavolo di lavoro di famiglia, è un'eredità? Sì, è un tavolo di lavoro dell'inizio secolo, praticamente è un trascinamento di famiglia, l'abbiamo recuperato, restaurato e lo utilizziamo in vetrina per l'esposizione delle nostre creazioni. Infatti vedo anche tantissimi strumenti, sono strumenti antichi che si usano ancora adesso oppure sono strumenti moderni, diciamo? Quello che c'è esposto è una parte di quello che si utilizza tutt'oggi, sono strumenti abbastanza banali ma sono sempre quelli, quindi il nostro lavoro può essere fatto qui come in un altro paese senza nessun tipo di problema, con gli stessi attrezzi, con gli stessi strumenti. E visto che appunto diceva che fate anche lavori su misura, c'è qualche lavoro talmente strano che vi è stato commissionato e si ricorda ancora? Sì, mi è stato commissionato un paesaggio messicano tempo fa, un lavoro che ha richiesto più o meno 4 mesi di lavoro, è andato a buon fine e probabilmente in qualche casa in Svizzera. Bellissimo, ma con che materiale? Materiale prezioso, immagino? Sì, c'era un basamento in lapislazzuli, abbiamo utilizzato della malachite, diamante chiaramente in diversi colori, oro e argento. Un bel lavoraccio. E poi invece come gioiello da portare c'è qualche cosa che va per la maggiore? Per la maggiore no, chiaramente le gemme di colore hanno un trascinamento personale, un gusto personale, quello che comunque non cambia mai e che restituisce tutti i tipi di colore è sempre il diamante, quindi non dovrei dirlo, ma è comunque un sistema per non buttare via i soldi. Ok, allora mi sembra giusto ricordare che qui di diamanti non ce ne sono, quindi è inutile anche tentare di venire e tentare qualche brutta sorpresa, insomma. Spero di no, chiaramente tutto quello che c'è in esposizione sono dei succedani, sono pietre sintetiche, sono giuste dimostrazioni per far capire, per insomma, dare un'idea chiara e semplice di che cos'è la gioielleria e come può essere costruita. Benissimo, io direi che possiamo salutarci perché adesso incomincia ad arrivare gente curiosa, le faranno tantissime domande. Grazie mille e buon proseguimento. Siamo in una tana.
Ma arriverà il lupo? No, arrivano tante idee, la creatività, la voglia di fare cose nuove, di farle con tante persone diverse. E siamo un laboratorio d'arte, la Tana delle Costruzioni, e nasciamo come laboratorio di ceramica, per cui la terra, la manipolazione, il fare sono le cose principali del nostro laboratorio. E di dove siete? Di Vedano Olona. Mm-hmm. E abbiamo un laboratorio che comprende una sala mostre, uno spazio espositivo, un laboratorio aperto ad altri insegnanti, quindi non facciamo corsi solo di ceramica ma anche di altre discipline. Ah, quindi ospitate anche altri insegnanti che vogliono fare come artigianato qualche lavoro e qualche corso? Sì, sì. E ospitiamo anche altri artisti e artigiani, tutto all'insegna del Made in Italy, per cui c'è molta attenzione al fatto a mano, al pezzo unico. Vedo delle cose molto, molto carine e particolari, ma quelli sono bottoni, vero? Sì, sì, sì. Ma vengono usati? Sì, 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 certo. Realizziamo da piccoli oggetti, quindi da bottoni, quindi complementi per abiti, per bigiotteria, a oggetti più grandi fino a delle sculture. Ci sono anche dei busti, sono imprese da impronte del mio corpo, per cui da oggetti piccolissimi a sculture grandi. Poi vedo quei funghetti, sono dei pomelli, quelli sono dei tappi. Ah, dei tappi. Tappi per le bottiglie. Sembrano quasi pomelli per gli attaccapanni oppure sì, per sì, le... Sì, facciamo anche quelli, facciamo veramente oggetti di tutti i tipi e specialmente su richiesta, quindi personali, personalizzabili e... Volentieri facciamo cose su richiesta. Per cui dicevi, intanto il nome non ci siamo... Sono Sara Russo. Ok, Sara. E senti, Sara, ma il materiale che usate qual è? Il principale materiale che usate qual è? La terra, è un semirefrattario, è un tipo di ceramica che viene utilizzata principalmente per grandi sculture e per la ceramica raku. Noi facciamo principalmente ceramica raku, che è una ceramica che arriva dal Giappone, legata alla cerimonia del tè, alla filosofia zen, e permette di avere un contatto maggiore con la materia, quindi si entra in contatto col fuoco, con gli elementi, si ha una partecipazione maggiore alla cottura e al procedimento ceramico. Per cui si lavora come qualsiasi altra ceramica, si lavora, sì. Poi si mette in forno. Sì, sì, adesso sì. Cosa stai facendo? Adesso sto facendo un vaso, ho appena iniziato a fare un vaso tipo quelli. Mm-hmm. Quindi niente, un vaso. Ecco, grazie. Adesso... grazie a voi, buon proseguimento. Allora, adesso raggeremo una ruota partendo da il primo raggio nel mozzo, cercheremo il buco della valvola e partiremo nel buco subito dopo. Faremo un raggio sì, un raggio no, e sul cerchio ne salteremo 4, perché questo incrocio si chiama in quarta, quindi ci sarà il primo raggio incrociato con quello in quarta. Quindi adesso andremo a saltare 4 buchi e andremo a fare il primo incrocio, la prima metà ruota sulla sinistra. Adesso infiliamo il terzo raggio, saltiamo 4 buchi, no, l'altro, quello avanti, no, sì, 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 quello avanti, no, scusa, sì, sì, 1, 2, 3, 4, perfetto, 3 vuoti, sono sicurissimo, ok, è uno pieno e 3 vuoti, sì, uno pieno e 3 vuoti, uno pieno e 3 vuoti, ok, adesso andiamo a infilare il quinto. E il sistema si ripete. Ok, andiamo a infilare l'ultimo. Ok, ora
questa è la base. Ora torcendo il mozzo facciamo tendere i raggi e ripetiamo l'operazione andando in là di 4. Ok, controlliamo che l'incrocio sia giusto. Ecco che si sta formando il tipico incrocio delle ruote. Ripeteremo poi l'operazione per la parte destra e la ruota sarà conclusa. Eccoci qua in un banchetto molto 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 particolare, tutta carta elaborata. Ci presenti la tua attività? Sì, allora io mi chiamo Susanna Carugati, diciamo che ho una formazione grafica, però ho sempre portato avanti insieme al lavoro appunto di grafica delle piccole produzioni artigianali con la carta. Ho fatto diversi corsi di rilegatura e insieme anche di calligrafia, per cui diciamo ho cercato di mettere un po' insieme tutte le esperienze per poi realizzare così degli oggetti personali, prendendo sia diciamo modelli anche giapponesi, lavorando anche un po' con tecniche origami, e sia ideando anch'io dei manufatti. E qual è il manufatto che ti ha dato più soddisfazione, che hai ideato? Questa cornice mi piace molto, è una cornice, l'ho chiamata cornice da viaggio perché si può appiattire completamente, è un prodotto molto semplice in realtà perché comunque essendo di carta, però ha una costruzione complessa all'interno, mm-hmm. Però poi l'aspetto in realtà appunto è di qualcosa di molto essenziale. Mm-hmm. E la carta che prendi è tutta carta diciamo nuova oppure lavori anche con la carta di recupero? Ma a volte ho fatto delle cose con la carta di giornale, mm-hmm. perché comunque mi piace l'effetto che dà, però ecco le cose che ho qui bene o male sono fatte tutte con carte di varia provenienza, perché ci sono carte di cartiere italiane tipo Tassotti o la cartiera Rossi, e poi ho provato anche a lavorare con la carta da Parati, mm-hmm. che mi piace molto perché è molto resistente, per esempio queste copertine sono fatte con la carta da Parati o con le piccole confezioni, mm-hmm. Sono un po' tattili, non so. Ho capito. È molto interessante e curiosa invece la storia della grafologia oppure semplicemente bella scrittura? Sarebbe bella scrittura, okay. Che è sinonimo di calligrafia. Ok, la calligrafia, che una volta proprio era anche una materia a scuola, adesso non si fa più e si vede, e si vede in effetti. Quindi non c'entra niente con la grafologia. La grafologia in realtà non so se è la l'interpretazione della scrittura, sì. No, non c'entra, è proprio soltanto calligrafia vuol dire bella scrittura proprio. Sì, infatti, anche perché effettivamente sarebbe un po' l'antitesi, perché comunque con la calligrafia uno si sforza di scrivere bene, invece per interpretare uno deve scrivere di getto istintivamente. La scrittura certo. Diciamo personale di tutti i giorni, invece questa in effetti prevede anche degli studi anche lunghi, devo dire. Certo. Sì. E ci potresti far vedere qualche cosa di bella scrittura? Sì, posso scrivere okay. Il tuo nome se vuoi. Va bene, dai, volentieri.
Allora, il tuo laboratorio è a Saronno? Sì, è qui a Saronno. Da poco mi sono data un nome di fantasia, mi chiamo Susa Factory. Ah, bellissimo! Saronno dove? In via Roma. Sottosopra, un bellissimo nome, perché Sottosopra? Allora, Sottosopra nasce nel 97 in un altro luogo dove oggi esiste il laboratorio di Notte di Pasta, sempre qui in via Padre Luigi Monti. Il negozio era su due livelli, avrei dovuto poter fare il laboratorio sopra e il negozio sotto, poi in realtà non è andata così, ma da lì è nato il negozio Sottosopra. Ecco, poi vi siete spostati qui in un ambiente più grande. Sì. E proseguiamo nei nostri prodotti e nel nostro lavoro. E c'è stata un'evoluzione pazzesca, perché io vi conosco da sempre e effettivamente c'è una diversità dall'epoca adesso. Allora si cresce dal 97 a oggi, parliamo quasi di 17 anni, quindi comunque si cresce a livello di produzione nostra, si cresce anche nel conoscere altri artigiani e quindi la capacità di fare altri prodotti con altri materiali, perché Sottosopra non è solo la mia produzione ma è anche la produzione di altri artigiani. E qual è il materiale che usi di più in questi ultimi anni? Allora, la mia produzione nasce dalla lavorazione del vetro Tiffany, quindi dalla lavorazione che sto facendo in questo momento e che poi dopo magari vi faccio vedere. Con il tempo sono nate anche le lampade, sono arrivate anche le lampade che nascono dalla stessa tecnica di utilizzo della forma, della crescita della forma con gli inserimenti dei vetri e poi l'inserimento delle carte vetrificate, quindi dell'utilizzo della resina che aiuta a rendere impermeabile la carta. Per cui è una modernizzazione delle famose lampade Tiffany con le libellule, con... Allora, può richiamarlo, diciamo che questa tecnica dà la possibilità di fare veramente tantissime forme diverse, una diversa dall'altra. E partendo dal filo si crea una forma che può essere un gatto, come può essere un gufo, come può essere un elfo, come io chiamo questa, e poi da lì si lavora poi col vetro, con le carte, con le resine. Anche perché poi sono materiali adattissimi, come vedo, anche per i gioielli. Anche per i gioielli, sì, poi io uso comunque nella mia saldatura uno stagno che è 60% argento e 40% stagno, e quindi ben si sposa per essere utilizzato per i gioielli, perché resta proprio bello, lucido. Tu fai i lavori anche su commissione? Io lavoro soprattutto su commissione, sì, infatti a volte mi ho l'impressione che in negozio magari non ci siano abbastanza oggetti realizzati da me, ma è perché nel frattempo io sto lavorando su commissione per cose che mi sono state ordinate. Mi piace molto l'idea, Sottosopra è nato con quest'idea, l'idea di creare delle cose e degli oggetti apposta per le case dei clienti e per i clienti. La cliente, è successo che mi porta il suo abito con cui deve andare a un matrimonio e mi dice: facciamo un gioiello apposta con questi colori, e quella è una soddisfazione. Assolutamente. E qual è, diciamo, la produzione che ti soddisfa di più? C'è qualcosa che ti piace di più fare? Allora, io sono sempre stata innamorata del vetro, quindi per me il vetro è la trasparenza che ha il vetro, il passaggio della luce, il colore che riesce a dare, che sono i colori veri della natura, è quello comunque che a me piace di più. Poi sono una che indossa e quindi mi piace molto lavorare anche sul gioiello. Ti vorremmo vedere un po' all'opera. Allora riprendo a lavorare, in questo momento sto facendo uno svuotatasche e quindi proseguo su questo lavoro. Questa è la saldatura di cui parlavo, che è una saldatura appunto 60% argento, 40% stagno, quindi che dà lucidità. Thank you.
adesso questa parte è terminata. Io ho già tagliato i vetri, li molerò, li ricoprirò di rame, stenderò una patina che serve per togliere le impurità del rame, e una volta che questo procedimento sarà fatto e i vetri saranno, diciamo, preparati in questo modo, allora a quel punto ripeterò la saldatura per arrivare a comporre un elemento completo in questo modo. Veramente molto, molto bello, originale e particolare. Siamo nell'angolo del Museo Gianetti e sto vedendo dei bei lavori. State facendo un laboratorio. Sì. E di che cosa si tratta? Allora, è un laboratorio per bambini, si chiama Gli Insetti Fantastici, e consiste nel creare piccoli insetti da passeggio con materiali vari, stoffa, cartone, carta, pezzi di lana, tutto materiale di recupero che abbiamo usato in museo per altri laboratori e ora stiamo riproponendo. Mi piace l'idea dell'insetto da passeggio. Sì, l'insetto da passeggio perché sono insetti a cui mettiamo dei piccoli cordoncini che possono essere portati al collo, attaccati con una spilla, e diciamo che i bambini possono giocarci o trattarli un po' come meglio credono, ad esempio appenderseli anche in camera, per esempio. Un portafortuna. Anche un portafortuna, sì. E l'amico, diciamo, l'amico segreto. Sì, segreto non tanto, perché insomma è una cosa che ognuno si costruisce, può anche mostrare agli altri. No, effettivamente sono proprio belle queste cosine qua, tanti colori, tanti materiali. Ed è, non è la prima volta quindi che fate questo tipo di laboratorio? No, anzi, diciamo che l'idea ci è nata proprio per riproporre all'esterno un laboratorio che facciamo anche in museo, perché molte delle nostre ceramiche presentano elementi naturali, insetti, fiori, e quindi è una tematica che proponiamo spesso nei laboratori alle scuole, nelle attività per i ragazzi. Benissimo, complimenti, è proprio carina come idea e come attività. Buona continuazione allora. Grazie. Ok, benissimo, qui siamo nel mondo, un mondo di creatività, e vedo proprio Sabrina all'opera. Cosa stai facendo? Allora, sto facendo una tecnica patchwork che si chiama appliqué a macchina. Adesso sto facendo il punto festone per rifinire il lavoro. Si utilizzano delle telette particolari per evitare che il tessuto sfila. E che lavoro cos'è? Un grembiule? Questo è un grembiulino e sto facendo appunto una scritta con questa tecnica, appunto con l'appliqué. Qui sei proprio attrezzatissima, vedo anche il ferro da stiro, cos'è, da campeggio? Sì, questo no, non è un ferro da stiro da campeggio, ma è proprio un ferro da stiro per il patchwork. Ah, è proprio una cosa particolare. Sì, assolutamente, sì. Ecco. È un ferro da stiro a vapore che si utilizza proprio per questa tecnica, per spazi piccolini. Senti, io vedo che sei proprio molto presa, quindi ti lasciamo lavorare. Ok, buona continuazione. Grazie. Ciao. Grazie. Allora, siamo qua al banchetto di Monili d'Arte. Voi siete di? Gerenzano. Ok. Il suo nome? Io sono Francesco, ma chi produce realmente i gioielli è Dania, Porti Dania. Sì. Che fa questo lavoro ormai da 10 anni. La sua esperienza ha fatto l'Accademia di Brera. Dove da lì ha sviluppato la passione per il gioiello e questo amore per i metalli, questo amore per la natura, perché cioè, i nostri gioielli in qualche modo raccontano la natura, no? Questa asimmetria che poi crea armonia nel loro insieme. E nel nostro gioiello c'è un'interazione tra il gioiello e il corpo che lo indossa, no? Infatti, e quali sono i materiali che usate di più? I materiali che usiamo maggiormente sono l'argento e il bronzo, e poi i cordini che vede sono in seta. C'è un'attenzione anche verso la parte naturale, diciamo, del prodotto, e un'attenzione su non provocare inquinamento,
e per cui ad esempio non rodiamo i gioielli, cioè non vengono trattati con acidi che bene o male, e per cui i prodotti sono naturali. E voi lavorate su commissione anche? Noi lavoriamo prevalentemente per le gioiellerie, cioè produciamo e li vendiamo. Per cui sono sempre pezzi unici? Sono sempre pezzi unici, sì. Ok, la ringrazio per queste quattro chiacchiere. Grazie a voi. Buona continuazione. Grazie, buona serata. Siamo da Solo Cuoio. Buonasera. Buonasera, voi siete a Saronno e se non sbaglio anche vicino. Siamo un negozio ormai storico, direi, perché è dal 1982 che lavoriamo e siamo passati dal cuoio puro, diciamo così, quello di una volta, a tutta una serie di pellami colorati e stampati e diversi, quindi c'è stata una diversificazione nel corso degli anni. È molto bello questo lavoro perché mi lascia la possibilità di esprimere la mia creatività e le idee che mi vengono anche andando in giro nel mondo, diciamo così. Infatti, da dove trae ispirazione? Proprio guardando molte cose di design, per esempio, guardando vetrine nelle grandi città e anche, per esempio, guardando riviste, guardando delle foto, molte fotografie, molte mostre anche, le mostre che vado a vedere magari a Milano, mi ispirano molto, sì. E sta preparando qualche cosa? Sì, stavo preparando questi dischetti che sono come quelli che ho applicato su questa borsa, e così posso far vedere un attimo il lavoro. Allora, questo è un lavoro preparatorio appunto di queste parti di cuoio, di pelle colorate che andranno applicate su una borsa come questa. Quindi preparo le basi, che sono queste, per realizzare una borsa come quella, ma magari di un altro colore. Questa è la base più grande, poi possiamo prendere un colore di contrasto, la facciamo più piccola. Prendiamo i toni autunnali oggi. Ecco, e poi gli diamo un po' di luce. Con questo colore panna. Ecco, poi ovviamente queste parti vanno sovrapposte, incollate e poi applicate sulla parte grande della borsa e cucite nello stesso modo con cui abbiamo cucito questa, solo che abbiamo dei toni più autunnali. Questo è un lavoro che mi è stato ispirato appunto dai pittori, in questo caso Miró. Ho preso spunto da diverse opere di Miró e utilizzando sempre le pelli le ho messe insieme cercando di creare una tela, diciamo così, molto simile a quelle di Miró. Abbiamo anche sporcato il fondo per fare questo effetto sgranato. E niente, poi le basi comunque sono anche il passepartout è sempre di pelle. E per concludere, gli organizzatori della grazie, manifestazione, grazie. Note di pasta. Io sono sempre stata curiosa, perché note di pasta? Allora, perché inizialmente avevamo l'idea di fare un progetto con una degustazione non soltanto di cibi fisici ma anche di musica. Quindi Note di Pasta nasce dal fatto che volevamo coniugare il buon cibo con una musica da portare a casa, con dei CD magari di un certo tipo, delle musiche selezionate, in modo tale che i nostri clienti potessero
gustarsi i ravioli e gustarsi anche una buona musica di accompagnamento. Infatti vedo che anche stasera ci sarà della musica, stanno arrivando adesso i musicisti, giusto? Esatto, esatto. E stasera che cosa prevede il menù? Allora, il menù è una degustazione di pasta fatta da noi, ovviamente è un tris di primi. Sono bigoli alla matriciana, gnocchetti sardi con pesto, patate e fagiolini e dei ravioli napoletani fatti con la mozzarella di bufala e il basilico. Quindi diciamo sono un po' i nostri prodotti di punta, chiamiamoli in questo modo, naturalmente tutto prodotto artigianalmente nel nostro laboratorio. Beh, insomma, c'è da farsi venire l'acquolina in bocca. Senz'altro sì, cerchiamo di prendervi per la gola. Ecco. Allora io so che siete presissimi, quindi non vi faccio perdere altro tempo. Grazie. Dici il tuo nome perché... Io sono Elena, okay, di Notte perfetto. Di Pasta. Benissimo. Grazie. Allora buona continuazione. Grazie. E buona serata e avete avuto proprio una bella idea. Grazie, grazie. Okay. L'anno prossimo cercheremo di fare una cosa ancora più in grande. Beh, insomma, numero uno, va bene. Eccomi qua. Okay, io sono la socia che è dall'altra volta, si ricorda? Beh, auguro a tutti una buona serata e speriamo che, appunto, come ho detto la volta scorsa, vada tutto bene, che sia un inizio di qualcosa di bello e di fenomenale per Saronno. Benissimo. E per noi.